Sfiorata la tragedia questa mattina a Lanciano, dove una persona di 28 anni a bordo di un appunto vecchio tipo ha percorso Corso Trento e Trieste, zona inibita al traffico, investendo due persone e urtando diverse auto. Dei due feriti, uno è stato portato in codice rosso in ospedale a Pescara, l'altra nel pronto soccorso di Lanciano. Ma sentiamo la ricostruzione da parte del maggiore Fabio Vittorini, comandante della compagnia dei carabinieri di Lanciano. Questa mattina intorno alle 9.50 nel pieno centro cittadino un'autovettura, una Fiat Punto bianca, vecchio modello, ha fatto ingresso nell'area pedonale del corso Trento e Trieste dalla parte superiore, quindi dalla sommità direzione Piazza Plebiscito. Quindi a tutta velocità ha investito un primo pedone all'altezza dell'esercizio commerciale La Perla Nera, bar La Perla Nera, quindi in direzione Piazza Plebiscito, quasi a ridosso della piazza, è piombata addosso del secondo pedone. La prima persona, un uomo del posto 68enne, ha avuto la peggio, è stato trasportato in elisoccorso presso l'ospedale Santo Spirito di Pescara, dove sottoposto alle visite dei medici è stato riscontrato affetto da trauma cranico, politrauma, ovvero varie fratture, e sarà probabilmente sottoposto a intervento chirurgico nelle prossime ore. Non versa comunque in prognosi riservata e quindi non è in pericolo di vita. Il secondo pedone ad essere investito a ridosso della piazza Plebiscito è una donna 54enne, residente in un paese limitrofo, ha un trauma, una rottura del femore, non in prognosi riservata, non versa in pericolo di vita. La persona in questione è un giovane 28enne del posto che non ha prestato soccorso, anzi è fuggito a tutta velocità dal centro cittadino. Nel corso della fuga ha chiamato il 112, ha riconosciuto la gravità di quanto fatto, quindi ci ha detto dove si trovava, l'autoradio è riuscito a recuperarlo in pochissimi minuti e quindi a portarlo qui da noi in caserma. La persona sarà, sentito il magistrato, sarà tratto in arresto per tentato omicidio. È una persona del posto, sembrerebbe essere stato oggetto di alcune visite, ribadisco il concetto che ci ha contattato telefonicamente nella piena coscienza di quanto accaduto, quindi ha riconosciuto immediatamente la gravità del gesto effettuato, quindi ci ha contattato e si è costituito. Quindi sarà tratto in arresto, tradotto in carcere dopo le formalità di rito, in accordo con le disposizioni del PM e il dottor Carusi. Quando si è verificato l'episodio, lungo il corso c'erano numerose persone, anche operai che stanno allestendo le parature delle feste. Panico tra i presenti che si sono visti sfrecciare davanti un'auto impazzita. Sentiamo alcune testimonianze. Che ho visto passare una macchina a una velocità eccessiva nel corso, quindi circa 50 all'ora sicuramente. Tant'è vero, mi sono girato e ho pensato che fosse un addetto all'illuminazione. Ho detto, ma dove sta andando? Poi ho sentito il botto e ho visto la gente che correva. Ha investito prima un signore qua vicino Costantino, un po' più sopra. E la gente qua si è spaventata, ha pensato a correre un signore che stava seduto vicino a me e gli ha tirato una sedia sotto le ruote, ma non l'ha fermato. E questo qua andava su un appunto vecchio tipo bianca, lui pure con una maglietta bianca, sui 25-30 anni, più 25 che 30. Poi siamo andati a cercare di soccorrere questa signora, sono arrivate le due ambulanze, l'hanno presa, l'hanno messo di corsa e l'hanno portata in ospedale. A Pietrosa c'è stata una appunto bianca che aveva già tutto il vetro rotto, spaccato, che ci ha investito. A me un altro signore che veniva dietro di me, ma non investito fisicamente, ci ha strusciato le macchine in una maniera spaventosa ed è scappato via, che non sappiamo che fine ha fatto. Tanto spavento. Sì, tanto spavento, perché giustamente noi andavamo per conto nostro, ti senti questo enorme botto sulla macchina che non sai neanche da dove ti arriva fuori, e quindi capite.